In viaggio da domenica 27 i volontari dell'Associazione Solidarietà Internazionale da Sarno fino al confine ucraino, in quella che è una vera missione che guarda gli altri, con la vera forza della generosità, della pace, degli aiuti, verso le terre che stanno vivendo l'orrore misto alla speranza, verso gente che sta cercando di porre fine ad attacchi che stanno seminando morte. I volontari dell'ASI di Sarno in prima linea ed in viaggio per portare e distribuire tutti i beni di prima necessità. Migliaia di persone hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria, dice Claudio Pagano. Lui, insieme a Gabriele Bello, dormono poco da diversi giorni. La loro è una missione umanitaria. Siamo qui a dare il nostro contributo, dicono, ed a ribadire che tutte le guerre sono uguali. Tutti i profughi sono esseri umani, soprattutto tutti i bambini del mondo sono uguali. Lo diciamo da qui, perché da qui ha più valore. Finalmente gli aiuti umanitari donati dalla città di Sarno e dal territorio sono arrivati. Adesso aspettiamo semplicemente i ragazzi I volontari di questa associazione ucraina che sono verranno a questi ritirare il volontari tutto. dell'Associazione Ucraina che vengono a ritirare e saranno trasferiti direttamente oltre le frontiere. Io credo Noi che andranno direttamente a Kiev. da questa postazione noi ci troviamo a 90 km dal confine. Dopo aver caricato con i ragazzi andremo con Claudio verso Matica per capire la situazione a che punto è. Grazie a tutti per l'aiuto. Yes. 10, 10. Allora, finalmente il camion è arrivato, noi siamo qua da stamattina, già siamo stati sulla frontiera con Gabriele, il camion ha ritardato un po', quindi lo abbiamo atteso noi, dopodiché arriveranno i ragazzi, i volontari dell'Associazione Ucraina a ritirare tutto il materiale e lo porteranno in direzione di Kiev. Adesso attendiamo le operazioni di scarico, poi ci fermeremo un attimo per pranzare perché siamo in piedi dalle 5 di stamattina e dopo daremo una mano ai ragazzi quando arriveranno a caricare il tutto sul camion. Oggi qui in Polonia siamo un po' distanti dalla frontiera, è una giornata molto particolare perché, come avrete sicuramente letto dalle ANSA, hanno bloccato anche i corridoi umanitari, quindi alle frontiere la situazione è un po' tesa, per cui dopo nel pomeriggio torneremo lì e cercheremo di documentare per quanto possibile quello che sta accadendo e riportarvi un pezzettino di vita.